Siamo qui al primo simposio nazionale sulla salute, ambiente e sicurezza con il professor Arturo De Vivo, prorettore dell'Università di Napoli Federico II. È un onore averla qui. Professore, questo giorno, questo simposio, quanto è importante per la nostra università? Questo simposio, che è il primo su una tematica fondamentale, che è quello della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente, apre in realtà una prospettiva che è anche una missione dell'Ateneo, quella di aprirsi al territorio, intendere la formazione come un processo destinato non soltanto agli studenti che si iscrivono ai corsi e che frequentano le nostre aule, ma un processo di formazione indirizzato a tutti, ai cittadini. L'università tra i suoi compiti c'ha quello della terza missione. La terza missione, che è istituzionale ormai, è il rapporto che un Ateneo deve instaurare col contesto territoriale in cui opera. Nel nostro caso la città, la regione, questo problema della sicurezza dell'ambiente, della sicurezza del lavoro, lo sente in maniera particolare, perché ambiente e lavoro, per ragioni diverse, rappresentano delle criticità su cui un'istituzione come la Federico II certamente non intende sostituirsi alle istituzioni, diciamo, politiche del nostro territorio, ma intende mettere a disposizione le sue competenze, le sue eccellenze. Devo dire, il Dipartimento della professoressa Triassi e anche Maria Triassi fanno ricerca in questo ambito, ricerca di alto livello. Bene, questa nostra competenza si apre al territorio e speriamo che ne possa nascere una collaborazione duratura istituzionale da cui certamente tutti ne trarremo beneficio. E grazie mille al professor Arturo De Vivo, grazie alla Federico II, il nostro prorettore, e buon simposio a tutti. Grazie, grazie a voi e auguri.